Donc, je lirai la bio de Rossana De Dola, qui est écrite en première personne. Donc, je ne parle pas de moi, je parle d'elle. Sono nato allo stesso giorno di Gabriele D'Annunzio, Gianni Agnelli e Jacques Kerouac. Il mio nome, di origine persiana, significa rilucente, splendente, reluisant, resplendissant. Chissà, sarà forse anche per questo, nella mia vita cerco continuamente lo splendore delle cose, in ciò che leggo, negli incontri, nei viaggi. Ho scoperto il valore della critica letteraria quando ero al ginnasio e studiavo un po' annoiate i Promessi Sposi, Le Fiancé. Poi, grazie a un saggio di Francesco De Santis, che leggevo per conto mio senza che gli insegnanti ne sapessero nulla, mi accorsi improvvisamente che riuscivo a vedere la luce speciale di un tetto innevato descritto da Manzoni. Nacque così la mia passione per la critica letteraria, lo studio e la ricerca. Finita l'università, vinsi il concorso per entrare come perfezionando la scuola normale di Pisa e vi rimasi come ricercatrice e docente. La normale era il luogo ideale per approfondire gli studi di letteratura, di filologia, di storia, ma l'ambiente universitario era molto competitivo e io lo vivevo con ansia. In quegli anni decisi di sottopormi a un'analisi junghiana con un analista di Lucca, Giuseppe Maffei. Quello fu il mio primo incontro con la psicanalisi e con Jung. Un incontro che segnò profondamente la mia vita. Alla normale, tra gli studenti stranieri che partecipavano alle mie lezioni, c'era anche una studentessa di Zurigo, Sabine Giesinger, oggi regista di successo di film documentari. Diventammo presto amiche e lo siamo ancora. Grazie a lei andai per la prima volta in Svizzera, che allora non potevo saperlo, sarebbe entrata a far parte della mia vita per tanti motivi, professionali e personali. A Zurigo decisi infatti di fare un dottorato in letteratura e di studiare tedesco, ma anche di continuare il percorso iniziato con l'analisi personale. Mi iscrissi così all'Istituto Jung, dove mi diplomai diventando proprio psicanalista. E poi a Zurigo ho conosciuto anche mio marito, Freddy Roth, attore teatrale formatosi a Parigi nella scuola di Jacques Lecoq. Oggi vivo tra Roma e la Svizzera. Nel mese di maggio del 1910, Grazia fece con il marito il suo primo viaggio all'estero. Andò a Parigi e vi soggiornò per circa un mese, sottoponendosi a una serie frenetica di incontri che la stavano stancando molto, e poi pare si fermò sulla Costa Azzurra. Ne diede notizia alla vigilia del viaggio al direttore del Corriere della Sera, comunicandogli che si sarebbe fermata per tutto il mese di maggio. Al suo ritorno dalla capitale francese, scrisse a Luigi Bodio, raccontandogli del soggiorno a Parigi, dove aveva conosciuto la signora Bier, che aveva presieduto a un grande ricevimento dato in suo onore dalla società femminile La Françoise, facendo un bel discorso e invitandola a pranzo a casa sua. Ma doveva partire il giorno dopo e così era bastata solo per portarle la sua carta. Nella sua lettera la bella signora non dimostrava di ricordarmi come la ricordo io, ma ciò si capisce. Essa sta a Parigi, dove la vita passa come un turbine. Io vivo a Roma e come in un villaggio. La signora Bier era Elena Kohlschmidt Franchetti, moglie del banchiere William Bier, e in seconde nozze dal poeta Alfred Dorny, e scriveva con lo pseudonimo di Jean Dorny. Gabriele Gabrielli, in un articolo Grazia Deledda a Parigi, il nuovissimo romanzo Nel deserto, uscito il 26 maggio del 1910 sul Giornale dell'Italia, aveva ricordato che anche Jean Dorny era passata a trovare Grazia Deledda, insieme a tanti altri scrittori e giornalisti, nel caffè napolitano sulle boulevard des Italiens. Proprio in un angolo di quel caffè la scrittrice gli aveva concesso un'intervista in cui non aveva parlato molto del soggiorno parigino, mentre si era dilungata sul nuovo lavoro che voleva dedicare a Roma. Descriverò la vita della capitale, non quella favolosa e spendereccia, ma quella umile, triste. Con brevi tratti dirò le dolorose vicende della piccola borghesia che si dibatte tra mille strettezze, fra mille angosce, povera gente che vive di espedienti e di piccoli debiti, umiliata, derisa, incompresa. Descriverò la vita delle camere immobiliate,
di questa piaga, pur necessaria alla vita di 10.000, 100.000 famiglie. Industria nata dalla miseria e che della miseria si abbevera di umiliazioni. Industria che dà appena tanto da poter vivere e che spesso toglie la pace alle famiglie, gettandole nel disonore. Roma, più che tutte le altre città italiane, è stretta tra i tentacoli di questo vischioso polipo. La vita è cara, gli alloggi carissimi e le piccole famiglie della borghesia, rintanandosi in due camerette, le più povere, le più buie della casa, e là vivono, mangiano, dormono. Cedono le altre, le più belle, ai nuovi venuti, ai migliori offerenti. E Parigi non la tenta? Le chiese la giornalista. Rispose manifestando tutta la propria stanchezza per la frenetica vita parigina. Sono come stordita, talvolta fra le onde vorticose di questa vita vorticosa e febbrile, tra visite, ricevimenti, escursioni, corse nei musei, mi sento stanca, spossata, snervata. Doveva essere per me questo un viaggio di svago, di divertimento, è diventato una corvée. Qui hanno fatto a gara per festeggiarla, renderle omaggio, l'ultimo ricevimento alla Françoise è riuscito veramente magnifico. Già, ne sono commossa, ma allo stesso tempo stanca. Non sono nata per questo turbinio. Preferisco una vita calma, familiare, tranquilla. Mentre in quell'angolo del caffè la conversazione andava avanti, continuavano ad arrivare sempre nuovi ospiti che volevano renderle omaggio. Ma il cerchio intorno a noi si allargava ed il cavalier Madesani aveva una parola per tutti. Ogni tanto il nostro colloquio veniva interrotto da saluti, presentazioni, brevi domande, brevi risposte. La piccola ultima sala del Napolitano, qualche cosa come la terza saletta della Ragno, è quasi piena. Ecco il viso arguto e buono di Camillo Antona Traversi. Più in là la piccola testa calva di Alberto Le Couillon, il traduttore francese dell'Edda, di Butti, Bracco, Praga, e Jean Dorny, squisita scrittrice per quanto bella signora. Lo scrittore russo Bistrop, banditore in Francia del verbo tolstoiano, lo scrittore spagnolo Eduardo Brax, fortunato scopritore di un editore milionario che ha comprato per la Spagna tutti i romanzi della nostra originale romanzatrice sarda. Mario Costa, con la sua aria sonnolente e triste. Ed altri molti, noti e ignoti. E nell'angolo, quasi buio, quella donna, dalle mani perfette, dallo sguardo miope, dalla testa un po' curva, dalla fronte pensosa, continua a chiacchierare tranquillamente, quasi indifferente alle feste che tutti le fanno. Piccola e modesta, ella passa tra il fuoco della gloria senza bruciarsi, senza scottarsi. L'incenso non le dà al capo, le fiammate non la bagliano. Sì. Giusto per collocare un attimo, grazie ad Eledda, mi sembra importante dire che è la seconda donna a vincere il Nobel e viene da un piccolo paesino della Sardegna, che già di per sé è una piccola isola che al tempo di Grazia Deledda contava circa 600.000 abitanti. Tra l'altro, in un paese in cui sì, la Sardegna diciamo che ha questa storia di società matriarcale, però allo stesso tempo la donna non veniva, diciamo così, l'accesso allo studio per la donna era una cosa un po' inusuale, nel senso che sì, le donne chiaramente studiavano, però poi era meglio se stavano a casa a badare alla casa, a badare alla famiglia. Quindi cosa succede? Che Grazia Deledda riesce al suo percorso di studio arriva sino alla quarta elementare, che non so elementare come si dica in francese, l'école primaire, e poi da Nuoro riesce ad arrivare al premio Nobel. E quindi la prima domanda è come è riuscito
Beh, intanto il fatto delle scuole elementari ha fatto solo la parte elementare perché per le ragazze a Nuoro la scuola finiva, non c'erano altre scuole, c'era una scuola primaria e le ragazze la frequentavano, poi arrivavano al quarto anno e si fermavano, quindi non c'era un'altra possibilità. Ma la cosa interessante è che invece i fratelli potevano fare il liceo, tant'è vero che il primo fratello, un fratello più grande, si iscrisse addirittura in medicina a Cagliari, quindi era avviato a fare una carriera, la carriera del medico, e il secondo fratello, anche lui aveva tutte le possibilità, ma i due fratelli in qualche modo non riuscirono ad andare avanti e il fallimento dei fratelli fu una delle tragedie che lei visse durante la sua infanzia e la giovinezza, perché era una famiglia abbiente, quindi i fratelli maschi potevano benissimo andare avanti, lei che avrebbe voluto studiare non poteva farlo. Poi c'era un altro fatto, cioè che la maggior parte delle donne erano analfabete, cioè io ho visto che l'analfabetismo femminile arrivava al 99%. Questo può essere un dato di fatto, ma la cosa che diventa interessante è che le stesse donne, non in quel paese così piccolo come era Nuoro, perché era un paese di 7.000 abitanti, le donne non accettavano che ci fosse una ragazza che scriveva, e poi che scriveva storie d'amore, era un fatto di cui vergognarsi. Soprattutto le zie di Grazia Deledda correvano a casa con le riviste di moda dove lei aveva cominciato a pubblicare, scandalizzate. Più che per i racconti, per le immagini, perché il Pelino, che era l'editore di queste riviste, pur di vendere, era un editore un po' pirata, come si direbbe oggi, pubblicava delle immagini, ecco, visto che abbiamo l'illustratore, no? Per vendere pubblicava immagini di odalische con veli, belle in carne, e quindi queste zie che si trovavano il nome della nipote accanto a queste immagini scandalose davano in escandescenze, quindi ci fu questo scandalo in famiglia, tant'è vero che la madre Grazia scoprì con sgomento che la madre pensava che la sua preoccupazione era la figlia che scriveva, non il primo fratello che nel frattempo diventò alcolizzato o il secondo che per furtarelli finì in prigione. Lei era preoccupata per la figlia che scriveva. Questo fatto, ecco, quindi diciamo che è un inizio molto difficile e che comincia a farle capire che per poter andare avanti, perché lei sente una passione fortissima per la scrittura, la lettura, la scrittura, e sente che la sua vocazione è quella di fare la scrittrice, pensate, già da giovanissima, capisce che deve andare via da Nuoro. Ma io ho scritto un capitolo che ho intitolato La penna, l'avevo intitolato prima La penna nella scarpa e poi ho cambiato, ho messo l'inchiostro nella scarpa, perché la penna non c'è bisogno di metterla in una scarpa, l'inchiostro se cade, quindi l'aveva messo in una scarpa per impedire che si rovesciasse. Allora, l'inchiostro nella scarpa. Il calamaglio nella scarpa. Ecco, la grande trasgressione che compie, secondo me, non è tanto quella di scrivere sulle riviste di moda del tempo, che appunto erano soprattutto rivolte a un pubblico femminile, avevano addirittura i modellini dei vestiti che le donne potevano farsi, la prima pubblicità sugli abiti da usare, i colori che andavano di moda, quindi la modernità, diciamo. Lo scandalo, diciamo la trasgressione, non sta tanto secondo me nel fatto che scrivesse su questi giornali, quanto nel fatto che si porta la penna e il calamaio
durante le feste lunghe che si tenevano in Sardegna, che erano delle feste a cui partecipava tutta la popolazione, cioè tutta la popolazione in massa da un paese si trasferiva in una zona isolata dove c'era un santuario e delle casettine che si chiamavano Cumbesias e lì passavano 9 giorni insieme. Gli antropologi hanno studiato queste feste lunghe in Sardegna per vedere se vi trovavano il famoso rito e anche la terapia della una terapia di cui aveva parlato Aristotele a proposito dei sardi, cioè che i sardi si curavano stando stesi a terra e dormendo accanto al santuario, stesi per terra, ma non hanno trovato tracce di questa terapia gli antropologi, forse perché ce l'avevano davanti e non se ne sono accorti, perché in effetti tutto il villaggio dormiva per terra su delle stuoie semplicissime, danzavano, ballavano tutta la notte, si festeggiava per 9 giorni, accanto alle devozioni, la chiesa, eccetera. Io che cosa ho scoperto? Che all'inizio, cioè nel Medioevo, tutto avveniva in chiesa. Si mangiava in chiesa, si danzava in chiesa, si dormiva in chiesa andavano anche gli animali. Lentamente la chiesa ha proibito queste usanze che non erano considerate come cristiane. E quindi prima è sparito il fatto di dormire in chiesa, poi alcuni secoli dopo non si poteva più ballare in chiesa, eccetera, eccetera. L'ultimo segno che è rimasto è che le donne fanno ancora oggi la veglia durante la notte e durante la notte questa veglia la chiamano la Diana. Quindi in qualche modo è dedicata alla Dea della Luna. Questi riti erano molto vicini ai riti pagani, chiaramente, dove il sacro e il profano si confondevano, mentre il cristianesimo divide completamente il sacro dal profano. Non si può, o se la devozione o il divertimento, non ci possono essere devozione e divertimento contemporaneamente per il cristianesimo. Ecco, grazie ad Adeletta cosa fa? Porta la penna e il calamaio all'interno di questi rituali, cioè non, nessuno prima d'ora ne aveva parlato, nessuno li aveva descritti dall'interno, sentendoli come propri e comprendendoli fino in fondo. Quindi secondo me la grandezza anche dei suoi romanzi sta nel fatto che ci trasmette questi rituali come si erano tramandati fino a quel momento. Una cosa che mi è venuta in mente, che dico, tanto per far capire, perché gli antropologi sono andati a studiare i popoli dell'Africa, le tribù più lontane della Papuasia, avevamo qui nel Mediterraneo una terra che aveva mantenuto questi rituali intatti per secoli e secoli, costumi, dove si intravedeva il paganesimo, se lo vogliamo chiamare così, o una religione antecedente che rispettava la natura, che poneva al centro dell'universo non l'uomo, ma tutto il creato. Ecco, invece non ce ne siamo accorti. Grazie a lei, pur per fortuna, è rimasta ancora la testimonianza di questi rituali, di questi... Ecco, io dico, che cosa sarebbe successo se una donna dei Sioux o degli Apache avesse scritto un romanzo parlando dei rituali degli indiani d'America? È un po' una cosa simile. Se pensate quant'era la distanza, la differenza tra questa Sardegna millenaria che affondava nei secoli e la modernità. Quindi la grande trasgressione la compie portandosi la penna dentro queste casettine primitive dove la gente dormiva sdraiata per terra per 9 giorni. No, la cosa che ti avrei chiesto subito, ma l'hai già spiegato, appunto, sì. sulla religiosità di Grazia Deledda, in cui si mescola questo primitivismo, diciamo così, a poi un cattolicesimo. Sì, diciamo che in tutto il periodo in cui, che ne so, cioè
la natura non veniva in tutto il periodo, negli anni precedenti, nei decenni precedenti, in cui la natura non veniva che considerata un elemento da sfruttare, chiaramente i suoi romanzi non erano così interessanti. Oggi che stiamo sviluppando una visione diversa, diventano interessanti perché quella visione in cui l'uomo è accanto agli altri esseri viventi, non al di sopra, ma è accanto, conosce il clima, conosce la natura, conosce il ritmo delle stagioni, ecco, questo è stranamente diventa un elemento rivolto al futuro, non tanto al passato. Un po' come Pasolini che diceva io sono una forza del passato e stava parlando però del futuro. E qua ti chiederei, siccome Grazia D'Aledda vive esattamente a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, perché nasce nel 1871 e poi muore intorno agli anni 30. Nel 36. Una parte della critica letteraria l'ha sempre associata all'Ottocento, in particolare al verismo. Poi invece si è capito che è un'autrice profondamente novecentesca. E qua ti chiederei perché. Beh, tanto vediamo banalmente le date di nascita. È nata 4 anni dopo Pirandello, 10 anni dopo Svevo. Perché la devono avvicinare a Verga, che era nato più di 30 anni più di lei, prima di lei, o a Capuana? Il verismo. Non è il verismo, perché nel verismo non viene rappresentato quel profondo spirito religioso che invece lei mostra dall'interno. Pirandello è interessante, sia Svevo che Pirandello. Con Pirandello ha avuto un confronto diretto perché Pirandello la invidiava, perché lei vendeva molto e aveva vinto il premio Nobel. E all'inizio del Novecento scrive un romanzo, non so, probabilmente lo sapete, intitolato Suo marito. E suo marito era il marito di Grazia D'Aledda, che veniva attaccato frontalmente da Pirandello perché si era messo al servizio della moglie, oppure diciamoli, un siciliano la vedeva così. Ma da un altro punto di vista si potrebbe dire che invece la D'Aledda, il marito Madesani, di cui si è accennato nella lettura, insieme avevano deciso di fare una specie di agenzia letteraria, quindi anticipando il futuro, quindi diritti d'autore, seguivano, il marito aveva imparato il tedesco, l'inglese, per poter contrattare direttamente con gli editori. Perché? Perché lei voleva vivere dei proventi del suo lavoro e quindi ci teneva moltissimo a guadagnare. Quando cominciò a fare questo pensierino sui guadagni? Quando era ancora nuoro. E quando era ancora nuoro che cosa faceva? Quando venivano a casa sua le persone a comprare l'olio, e quindi scendevano in cantina a prenderlo e a metterlo nella bottiglietta, insomma, com'è? Una parte dei guadagni se li teneva lei, perché sapeva che il fratello spendaccione buttava via i denari della famiglia bevendo con amici, eccetera, e lei invece ne aveva bisogno per spedire manoscritti, per farsi fare le fotografie, eccetera. Ora noi questa cosa la possiamo vedere in modo un po' divertente, no? Questo furto dell'olio. Però se ci pensiamo bene, non era facile per una ragazza dell'epoca non aderire al modello femminile che veniva, cioè che era considerato come immodificabile. Cioè la donna deve essere passiva, obbediente, deve curare gli altri. Mai uno poteva pensare in quel periodo di fare un autoinvestimento, e invece è proprio quello che fa lei. Lei sa che quei soldi le servono per poter continuare a scrivere e quindi lo fa. Per cui io ho cercato di rovesciare sempre questi luoghi comuni che troppo facilmente fanno sì che venga fuori un ritratto un po' denigratorio delle donne che scrivono. O sono troppo virili, o sono troppo... Ecco, quindi questi luoghi comuni ho cercato di
rovesciarli, e mi sono accorta che in effetti è stato un atto coraggioso, quello addirittura in un ambiente in cui il furto bisognava confessarlo, no? Un ambiente cattolico dove il furto, lei proprio coscientemente si metteva da parte questi soldi per le proprie spese. E allora quindi Pirandello scrive questo libro contro Grazia Deledda, lei naturalmente che vendeva tanto, quindi aveva l'editore dalla sua parte, allora l'editore Treves, che era l'editore più importante dell'epoca, e anche Pirandello pubblicava da Treves, blocca la pubblicazione del libro di Pirandello e gli dice: Pirandello, ma che cosa direbbe lei o tu se qualcuno scrivesse un romanzo su tua moglie? E quindi questo argomento, dice Treves, fa tacere tutto il resto, mentre Pirandello non tace e continua a dire: è un capolavoro, si ostina. Ecco, allora nel mio capitolo chi si è occupato di questo problema dei rapporti tra Pirandello e Grazia Deledda ha sempre affrontato solo il punto che riguarda Grazia Deledda e il marito, quindi il marito di Grazia Deledda, ma si amavano davvero, ma era un matrimonio di interesse, che cos'era, tutte queste storie, e nessuno si è invece occupato della moglie di Pirandello. Aveva ragione Treves, il problema principale era la moglie di Pirandello, perché Pirandello ha avuto una gravissima situazione familiare dopo il crollo della miniera di zolfo del suocero, in cui era stata investita tutta la sua dote. La moglie di Pirandello subisce una paralisi alle gambe e lì comincia la storia terribile della sua pazzia, che la porterà poi nella clinica psichiatrica in cui finirà la sua vita. Quindi Pirandello si trovò da solo a tirar su i figli in quella situazione familiare molto difficile, che probabilmente conoscete più perché è più conosciuta, più della situazione della famiglia di Grazia Deledda. Ecco, quindi diciamo che il vero problema familiare ce l'aveva lui. Allora, perché si accanisce contro Grazia Deledda? E qui forse le due isole italiane andrebbero messe a confronto, perché abbiamo da un lato la Sardegna, come dicevi anche tu, con un tratto matriarcale che ancora si è mantenuto, e dall'altro la Sicilia, con invece un influsso arabo che fino a oggi si è, continua a sentirsi. E quindi il fatto che una donna potesse sentirsi orgogliosa di avere accanto a sé un compagno, perché lo chiama il mio compagno, il marito, lo chiama così, dedica il romanzo Nostalgie al mio marito, al mio compagno. Ecco, un uomo che era impiegato, che però aveva deciso di, a lui piaceva come la moglie scriveva, gli piaceva il lavoro che faceva, aveva deciso di aiutarla e di seguirla nel lavoro. Quindi, ecco, questo fatto in certi ambienti, poi non dimentichiamo che il fascismo aveva posto come ideale quello della madre e della moglie, e quindi della donna che doveva obbedire, fare figli, essere passiva, eccetera, eccetera, per cui, ecco, questo è un po'... Invece, tornando al percorso, diciamo così, didattico, autodidattico, quali sono... perché poi tu hai scoperto tante cose anche su quelle che sono le sue letture formative. No, io ho scoperto dunque delle due cose interessanti. Una, 86 lettere e cartoline postali che ho trovato a Vienna, a Zurigo e a Weimar, quando quasi il mio lavoro era finito, e questo mi ha confermato un'ipotesi che mi aveva sempre accompagnato, cioè che aveva degli interlocutori stranieri importanti che le permettevano di contrastare questi attacchi che le venivano in patria.
perché l'attacco di Pirandello e poi dell'ambiente che circondava Pirandello, come Ugo Ietti, eccetera, erano attacchi veramente personali sul fatto che lei era moglie di un impiegato statale, cioè veniva denigrata proprio sul fatto personale, sui fatti personali. Per cui avere degli interlocutori stranieri che credevano in lei, che per addirittura 14 anni di continuo scambio epistolare con questi interlocutori di Berlino, che poi lui era Julius Rodenberg, il direttore della Deutsche Rundschau, che era la rivista tedesca più importante dell'epoca, dove ha pubblicato prima che in italiano alcune cose, quindi questo è molto interessante. Poi ho scoperto dietro degli scaffali che erano rimasti intatti da tantissimi anni nella casa dove ancora abitava la moglie del nipote, cioè la moglie del nipote, il nipote era il cugino dei suoi figli, quindi la moglie aveva 97 anni quando l'ho conosciuta io, e la casa aveva ancora, era ancora come ai tempi, avevo visto degli scaffali, ho detto ma posso dare un'occhiata, vedo che ci sono dei libri dietro, questi libri mi fanno, ma no, non c'è più niente, ormai non c'è più niente, non ho mai, dico, ma scusate, posso provare, vedere, allungo la mano e tiro fuori proprio il libretto che avevo cercato per mesi in biblioteche italiane, mai trovato, perché avevo scoperto che c'era solo la Domus Galileiana di Pisa, questo libretto, che era il libro di devozioni che le aveva regalato Stanis Manca, che era un giornalista della Tribuna di cui, per cui lei aveva perso completamente la testa, forse anche per, a causa di questo libretto, perché c'era all'interno una riproduzione del bacio, quel quadro famoso di Hayez, e quindi immaginatevi per l'epoca che trasgressione, e poi era una specie di libretto, aveva il formato dei libri di preghiere, e al posto delle preghiere c'erano le poesie più anticonformiste dell'epoca. E quindi, insomma, per una ragazza che vuole fare la carriera di scrittrice, un regalo incredibile questo, no? Molto anticonformista. Lei pensa che lui chissà che cosa voleva da lei, quindi perde completamente la testa. La dedica è completamente cancellata, quindi si vede che la storia è finita male e lei si è arrabbiata molto, ma c'era ancora una viola del pensiero schiacciata, quindi anche il romanticismo di questa storia, che è stata secondo me un po' sopravvalutata. Questo, cioè, Grazia Deledda ultimamente era stata un po' ridotta solo a questo quest'amore giovanile per Stanis Manca. Io che cosa ho notato studiando la sua biografia? Che contemporaneamente al rapporto più epistolare che altro con Stanis Manca, manteneva rapporti epistolari anche con altri tre o quattro interlocutori, e gli scambi amorosi avvenivano con tutti, quasi nello stesso periodo. Quindi non so perché, forse gli studiosi per pudore non hanno mai affrontato questo, cioè non li hanno mai studiati insieme. C'è chi si è occupato dell'epistolario con De Gubernatis, chi col fidanzato ufficiale Pirodda, chi col poeta calabrese De Nava, con Stanis Manca, poi si sono dimenticati delle letterine che aveva scritto ad un triestino, perché lei voleva sposarsi, voleva trovare un fidanzato come tutte le altre donne dell'Europa per emanciparsi e andare via da quel nido di vipere, come veniva chiamato Nuoro. E che cosa? Chi era l'interlocutore triestino ha detto: non si sa mai che anche non possa essere lui il futuro marito. Era un giornalista dell'Indipendente che si chiamava Giulio Cesari, e aveva scritto un romanzo intitolato Vigliaccherie femminili, in cui si parlava di un rapporto epistolare tra due che non si conoscevano. Guarda caso la storia di tutti gli epistolari suoi, perché non li ha mai conosciuti personalmente, se non dopo, ma solo alcuni, e la donna, la protagonista, si dipinge proprio come lei, piccola, con gli occhi arabi,
bassa di statura, le mani molto piccole, i piedi molto piccoli. Ecco, lui chi era? Giulio Cesare. Sarebbe così uno dei tanti, ma la cosa interessante è che di colpo ci avviciniamo molto, molto, cioè ci avviciniamo di colpo proprio alla Trieste di Italo Svevo, perché nel romanzo Vigliaccherie femminili un personaggio è proprio ricalcato su Ettore Schmidt, un amore di Ettore Schmidt che fu tradito da una donna. Ecco perché poi Angiolina in senilità non viene poi descritta da Svevo in quel modo. Ecco, Svevo chiese a Giulio Cesare di scrivere il suo profilo autobiografico e infatti il profilo autobiografico di Svevo ha due versioni. Una è quella di Cesare e una è quella di Svevo. La cosa incredibile è anche così per un chi scrive una biografia non lo sa e lo scopre, la cosa bella è vedere come questa persona, questa ragazza con poca cultura, completamente isolata nel suo ambiente, eccetera, eccetera, sia arrivata almeno e sia riuscita ad avvicinarsi alla Trieste di Svevo. Questa è la cosa incredibile che colpisce. Ho vissuto con i venti, con i boschi, con le montagne. Ho guardato per giorni, mesi, anni il lento svolgersi delle nubi sul cielo sardo. Ho mille volte appoggiato la testa ai tronchi degli alberi, alle pietre, alle rocce, per ascoltare la voce delle foglie, ciò che dicevano gli uccelli, ciò che raccontava l'acqua corrente. Ho visto l'alba, il tramonto, il sorgere della luna nell'immensa solitudine delle montagne. Ho ascoltato le musiche tradizionali, le fiabe e i discorsi del popolo e così si è formata la mia arte. Come una canzone, un motivo che sgorga spontaneo dalle labbra di un poeta primitivo. Grazie Adelenda.